Eccomi qua ragazzi, oggi siamo qua che stiamo guardando queste bellissime risse da strada provenienti da tutto il mondo. Come vedete, questa qua è la rissa detta degli ubriaconi, penso bulgari o giù di là comunque. Vedete, vieni qua che t'acchiappo. Ammo non far cretino, dai, e levate, e levate. Ma no, ma dai, 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 facciamo a botte, forza, forza. Ah, dove vai con sto sacchetto? Va, guarda che te lo sventro davanti. Va, va, va. Mo' che te lo spacco in due il sacchetto, eh? Visto che te l'ho spaccato in due il sacchetto? Adesso c'hanno un sacchetto per uno, meno male che armi pari, niente, lasciano il sacchetto e si affronta. No, uno ce l'ha ancora. Oh, posa il sacchetto che è in lega. L'ha presi tutte e due. Mo' questo c'ha. Questo rischia proprio la vita. Questo rischia la vita. Guardate che calcio, guardate che calcio. Ma minchia, questo è Karate Kid, la vendetta. Oh, sacchetto non c'è più, bene. Adesso cosa fanno? Piacere, com'è andata tu? Ah no, braccio di ferro. Ah, sfidiamoci a braccio di ferro. Quello che cerca. Dai, spingi piccolino che ce la fai. Dai piccolino. Niente, secondo me non c'è storia, ragazzi. Io non so quante tequila o whisky si sono bevuti questi due, ma mi sembrano belli, belli arzilli. Guardate, guardate come spinge. Dai, spingi piccoletto, spingi. Niente, niente, lascia perdere, guarda, fai il break lì, come si chiama, time out e tanti saluti, guarda. E va bene che questo non si gira, se no te ne tira un rovescio che. Ah, ok, basta, finiti, pace come prima, ok. Oh, ah, questa è l'Antonella. Antonella che è quella degli urli, vedete? Gli urli. Tira degli urli, adesso voi non lo potete sentire perché ho messo muto. Però tira degli urli che si vede dalla faccia, no? Proprio. Ah, sakata kata yoa! Ah, sakata! Ah, sakata lo! Frika maso! Ah, 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 sakata! Yakala masu kala ka freka! Wa! Wa! Zakala! Mrazika frika la zinna per frinna Oh! Mo te meno con calcettino, sac. No! Judo! Samurai! Panza, panza, panza! Naruto! Via! Sa! Colpo della tigre! Wa! Nascente! Wata! Wata! Sakatawa! Eccola! Wa! Ora vi lascio con l'ultimo, ragazzi. Questo è un mito. A voi, godetevelo e ci vediamo alla prossima. Estrema. State passeggiando con la vostra compagna, fidanzata, moglie, ragazza o anche con vostro figlio. A un certo punto finite in una strada isolata, poco frequentata, stretta. Vi vengono incontro due persone, due terroristi, due pseudo-terroristi, due persone alterate, due delinquenti, due balordi. Intuite immediatamente che vogliono farvi del male e sicuramente faranno del male anche alla vostra compagna. E in primis qua dovete difendere lei. Ma non aspettatevi una scazzottata, solito rituale, quasi di mezzo alla vostra vita, soprattutto alla sua. E qui dovete imparare a lottare e a spingervi oltre la morte. Sono soluzioni estreme. Siamo un popolo guerriero, non dimentichiamolo. Affrontateli, comunicate prima di non superare quella linea, immaginare che la vostra distanza di sicurezza, e lo aggredite. Stai fermo, non ti muoverlo! Prendetelo, colpite. Ma io vi consiglio di prenderlo al collo immediatamente, come se stesse cadendo il soffitto, il pavimento, vi attaccate una trave, la trave in questo caso è il terrorista. Lo prendete, stringete il collo e iniziate a morsicare come un animale selvaggio. E adesso che a terra lì state sopra i piedi palmi, sulla cervicale. Confidate nello shock che avete creato nel secondo, perché una tecnica del genere così brutale sciocca chiunque. E adesso prendete pure il secondo, lo prendete, lo tirate a voi, gli prendete gli occhi, i capelli e gli tirate la ginocchiata sulla nuca. A questo punto è caduto a terra e le sarà adesso per i pali, continuamente.